riguarda il tema di questa sera, questa è la sesta conferenza che ho organizzato sempre assieme alla LIPU, perché è in prima persona diciamo così interessata, perché sta conducendo una petizione per abolire questo uso dei richiami vivi, e anche con molte altre associazioni come l'EMPA, la LAC, l'OIBA, la LAVA, la LAC. E per illustrare questa tematica, per spiegarvi di che cosa si tratta, è una cosa che molti non conoscono. Io ho chiesto alle varie province del Veneto, alla regione, la documentazione dalla quale ho attinto le informazioni che adesso vedrete. Ho chiesto documentazione fotografica al Corpo Forestale, ad altre associazioni di volontariato, e ho preparato queste slide. Allora, andiamo pure avanti. La faccio adesso in basso. Allora, la regione Veneto. Allora, qui parliamo di un qualche cosa che sta avvenendo nelle nostre colline, nelle nostre campagne, su autorizzazione di un ente che è la regione del Veneto. Che cosa ha approvato la regione del Veneto? Quest'anno ha autorizzato 37 impianti di cattura di uccelli che diventeranno richiami vivi in 6 province del Veneto. Ecco perché 6 conferenze, ne ho tenuta una per ognuna di queste province. Si tratta di uccelli appartenenti alla specie tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, cesena e allodola. Sono uccelli che verranno rinchiusi per sempre in piccole gabbiette e serviranno nella caccia da capanno, da accostamento, per attrarre i propri simili liberi. Qual è il mezzo di difesa dei piccoli passeriformi? È la fuga, ma soprattutto è essere gregari. Quando si sono in tanti, riescono ad avere molti occhi e quindi riescono a capire se arriva il predatore, normalmente un falco, ma può essere anche un gatto o qualche altro predatore, la volpe e così via. E quindi la loro arma di difesa è la gregarietà, essere in tanti. Nella caccia viene sfruttato proprio questo istinto, perché quando sentono un proprio simile cantare si avvicinano, e quindi si avvicinano dove? Al capanno, e quindi vengono portati a tiro per essere poi uccisi col fucile, sparandoli. Pensate, questi sono uccelli che si riproducono per la maggior parte nel nord Europa, quindi sono tutelati in nord Europa, non vengono tra l'altro cacciati. Sono uccelli che vincono tutte le avversità, anche climatiche. Pensate, una coppia di tordi innanzitutto comincia con il costruire un nido, quindi fanno centinaia se non migliaia di voli in cerca della paglia, degli stecchi adatti, trovano una postazione, un albero, un cespuglio dove fare questo nido, poi vanno in cerca anche del fango, perché questa coppa, questo nido lo confezionano anche con del fango, e poi alla fine con delle pagliuzze molto più sottili, qualche piuma anche, per rendere, diciamo, molto ospitale e caldo questo nido. Poi la femmina depone le uova, depone da 3 a 5 uova, eccezionalmente anche 6, e poi cova le uova per 12-16 giorni, e poi nascono questi pulcini, questi fullus, sono nudi, hanno bisogno di essere indeccati. Sono quindi dei piccoli indifesi, questi genitori qua cominciano questa nuova avventura, che è quella di cercare piccoli insetti, perché quando sono piccoli mangiano soprattutto insetti, quindi altri migliaia di voli, perché questi hanno bisogno di essere beccati più volte al giorno, crescono e dopo un po' si involano. Questo è il periodo più rischioso per loro, appena usciti dal nido non sanno volare anche bene, anche qui sono prede, facili prede di predatori. I genitori continuano ad alimentarli, e qualcuno purtroppo ci lascia le penne, naturalmente c'è sempre il problema anche del cattivo tempo, le piogge e così via, li crescono finché diventano autosufficienti, cominciano a mangiare qualche bacca, si alimentano da soli, e arriva già l'ora di partire. Partono per le migrazioni. Siccome in questi paesi del nord d'inverno c'è molta neve, non troverebbero a mangiare, ma si spostano verso il sud. Dal nord vanno verso il sud e arrivano qua. Molti arrivano in Italia, attraversano le Alpi, e qua ad attenderli ci sono gli italiani, ma ci sono anche gli italiani che gli sparano. Se gli va bene vengono uccisi, vengono cacciati e vengono uccisi, se gli va male diventano richiami vivi. Eccolo qua, questo.
questo è un esempio, questo è un tordo bottaccio, perlomeno quello che resta o come è stato ridotto. Andiamo pure avanti. Se qualcuno ha qualcosa da dire o ha delle domande da fare, le faccia pure alla fine, che ognuno avrà possibilità, indipendentemente da quello che dovete dire. Se poi qualcuno vuole disturbare, lo dica subito, che provvediamo subito. Se c'è qualcuno che vuole disturbare, vuole interrompere questa conferenza, lo dica subito, perché c'è già chi di dovere qui dentro. Voi non lo sapete, ma c'è già chi di dovere. Il dibattito è alla fine, Garbuglio, alla fine c'è il dibattito, se vuole parlare parla alla fine. Bene. Allora, cosa sono i cani vivi? Vai attento, perché lei qui è ospite, quindi il dovere almeno di perdere. Beh, l'uomo avvisato meglio solato, Garbuglio. Lo allontaniamo, lo sappiamo. Vabbè. Allora, cosa sono i cani vivi? Non accettiamo provocazioni da questi signori. Anzi, da questo signore, perché gli altri si stanno comportando invece correttamente. Allora, sono uccelli che vengono appunto tenuti in queste piccole gabbiette, questo è un esempio, questo è un tordo bottaccio, e vengono messi, vedete, in prossimità di appostamenti, vengono messi così, lì dentro c'è il cacciatore che aspetta appunto, grazie al discorso che vi spiegavo prima, che questi uccelli arrivino in giro per potergli sparare. Andiamo pure avanti. Ecco qua. Come viene indotto il canto? Allora, innanzitutto dovete sapere, ma lo sapete benissimo, che questi animali, questi uccelli, soprattutto i maschi, emettono il canto nuziale in primavera. È lì che il maschio canta. Ma siccome la caccia viene effettuata nel mese tra ottobre e novembre, cioè in autunno e in inverno, li devo sottoporre a un trattamento particolare perché cantino in questa stagione, che non è la loro stagione. Allora, loro vengono sottoposti alla pratica della cosiddetta chiusa. In che cosa costituisce la chiusa? Vengono tenute al buio per tutta l'estate, viene somministrato pochissimo cibo, gli vengono anche strappate delle pene delle ali, del corpo e della coda, per indurre loro un cambio del piumaggio in un periodo che non è normale. E questo perché? Perché in realtà gli uccelli cambiano il piumaggio una volta all'anno e si chiama muta. L'altra cosa che viene fatta, gli si tiene al buio con poca luce in modo da simulare quello che è l'inverno. Tutto questo sistema consente di sfasare loro il ciclo biologico e si trovano praticamente in pieno autunno pensando con le lancette del loro orologio in primavera. Tutto questo serve per farli quindi cantare ed essere dei bravi cani vivi. Questo che vi ho detto adesso lo trovate anche nei testi, ad esempio c'è un testo famoso, Il capanno da caccia, dove spiegano esattamente questa pratica. C'è un altro sistema molto più pratico e veloce, sono le punture di ormoni. Questa è una foto che mi è stata mandata dell'archivio del Corpo Forestale dello Stato. Hanno fatto anche un'operazione alcuni anni fa dove hanno appunto sgominato un traffico di ormoni che veniva utilizzato proprio per i ricami vivi per poterli far cantare. Allora, vengono tenuti questi ricami in gabbie molto piccole, le avete viste. L'Istituto per la Fauna Selvatica ha anche fatto una circolare dando le dimensioni di queste gabbie, ma prevedendo anche che questi uccelli possono essere detenuti in queste gabbie solo durante la stagione di caccia, ma quando vengono portati a casa devono essere messi in delle voliere. In realtà, soprattutto gli addetti ai lavori, chi li detiene, sa benissimo che questo poi non succede, e quindi capita che questi uccelli vengono sempre tenuti in queste piccole gabbiette. Voi dovete pensare che in queste gabbiette non riescono nemmeno ad aprire le ali, perché la loro apertura alare, che è la dimensione in posizione di apertura alare, è superiore alle dimensioni di queste gabbie. Vedete, queste sono delle foto che mi sono state fornite dal Corpo Forestale dello Stato, appartengono a una relazione, a una delle tantissime relazioni che sono state fatte in seguito a dei controlli, e queste sono foto di due tordi
come vedete hanno delle lesioni molto importanti, alcuni poi col tempo a forza di sbattere contro le pareti perdono anche il piumaggio, e ciò è dovuto al fatto che non sono animali da allevamento. Questi sono animali che, come vi spiegavo, sono nati in altri paesi, sono migratori, attraversano addirittura interi continenti e naturalmente non si adattano alla prigionia. Ecco, queste sono, anche queste sono foto fatte da delle guardie volontarie e anche dal Corpo Forestale dello Stato. In questo caso si vede come la prolungata detenzione in gabbia comporti anche delle malformazioni alle zampe. Poi ci sono anche delle gravi abrasioni alle ali. Come vi dicevo, questi sono animali selvatici, tentano di volare, di sbattere le ali, si consumano le ali e sì, naturalmente creano delle fratture e delle abrasioni anche alle ali. Vedete, questi sono animali che non potrebbero più volare se liberati. Andiamo avanti. Qui, in questo caso, abbiamo un tordo bottaccio. Vedete, l'apertura alare praticamente è rimasto senza penne. Quella di destra è una pepola, perché fino a poco tempo fa potevano tenere anche le pepole grazie alla caccia in deroga, che finalmente da 2 anni è stata sgominata e quindi è stata bloccata per sempre. E andiamo pure avanti. Qui abbiamo altre 2 foto. Questo è un quello a sinistra, è un tordo bottaccio, è una fotografia scattata dal Corpo Forestale dello Stato. Anche in questo caso, vedete, sono rimasti al posto delle ali 2 piccoli monconi. Quello di destra è un merlo, la fotografia è stata fatta dal gruppo guardie WWF di Bergamo. Quindi i merli che normalmente vediamo nei nostri giardini vengono utilizzati anche come richiami vivi, facendo purtroppo questa fine. Andiamo pure avanti. Altre gravi abrasioni, sempre dei merli. Qui abbiamo delle ferite fresche, perché spesso quando vengono poi maneggiati, trasportati, caricati in auto, destra, sinistra, perché voi pensate che vengono caricati nelle auto, portati in mezzo ai campi, devono partire da casa, quindi sono trasporti anche lunghi, naturalmente capita che si feriscano, come dimostrano queste foto. Allora, io come vi ho detto faccio parte della Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare. In questa commissione parliamo spesso anche delle condizioni degli animali, in particolare gli animali da reddito. Discutendo con i colleghi, vedendo molte delle normative che sono state approvate anche in tema di benessere degli animali, mi rendo conto che oggi in Europa l'animale tenuto nelle peggiori condizioni igieniche è il richiamo vivo. Non ci sono animali tenuti nella sporcizia come accade per i richiami vivi. Adesso vi spiego anche perché. Allora, in queste gabbiette questi animali non possono lavarsi. Allora, volevo un attimo, scusate un attimo, perché ho portato una gabbietta qua, ho anche, se qualcuno va in macchina, chi mi ha portato le borse prima, se va in macchina, le chiavi, eccole qua, dietro ho una gabbietta, così facciamo vedere, scusate che me la sono dimenticata, perché... Allora, che cosa succede in queste gabbie? Che cos'hanno di diverso dalle solite gabbie? Il contenitore dell'acqua, che adesso vi mostro, è il contenitore del cibo, è interno a questa gabbietta. Perché? Perché queste gabbiette vengono trasportate nei bauli delle macchine, non possono avere delle protuberanze, non possono avere un qualche cosa di esterno, perché i cacciatori ne utilizzano, se vanno da accostamento temporaneo massimo 10, se hanno l'accostamento fisso anche 40, ma per metterle in macchina vengono messe una di fianco all'altra e una sopra l'altra anche, e quindi non possono avere delle sporgenze. Ecco che avendo il beverino e anche la mangiatoia interna, l'uccellino che è dentro può fare i suoi bisogni sopra l'acqua o sopra il cibo. Vi assicuro che nessun tipo di allevamento, voi pensate ai canarini, i canarini hanno il beverino esterno, hanno la parte dove metti mangiare esterna e quindi più difficilmente sporcono. Allora, dovete pensare che questi animali hanno un bisogno estremo di farsi il bagno, perché anche d'inverno hanno bisogno di tenere il piumaggio pulito, cosa che non riescono più a fare, e dopo vedrete le dimensioni del contenitore dell'acqua, perché hanno bisogno di tenere pulito il piumaggio, perché più pulito è e più capacità di isolante termico ha questo piumaggio pulito. Se è unto,
non riesce a trattenere il calore e quindi rischiano di morire, soprattutto d'inverno. Mi è capitato addirittura, dovete pensare, perché ho fatto molta vigilanza venatoria volontaria, ho denunciato molti che maltrattavano i canidini, ho tenuto, pensate, un centinaio di processi, ci sono state moltissime condanne, primo grado e anche di Cassazione, e mi è capitato durante questa vigilanza, ad esempio, di andare in pieno inverno, di passare in una stradina con delle pozzanghere con la lastra di ghiaccio, rompere la lastra di ghiaccio, sotto c'è l'acqua, tornare indietro e vedere questi piccoli uccelli che si facevano il bagno nell'acqua gelata praticamente. Questo per farvi capire quanto importante sia per loro pulire il proprio piumaggio per avere quella capacità di isolante termico indispensabile per poter sopravvivere alle intemperie dell'inverno. E mi è capitato, sono stato anche nominato ausiliario di polizia giudiziaria e custode di questi richiami. Mi è capitato di liberare in voliera, naturalmente questi non riescono a volare, avete visto come vengono ridotti, devi mettere diversi posatoi perché riescano a fare qualche salto, un po' di salti alla volta, e eccola qua la gabbietta. E la cosa più strana e incredibile che succede è che dopo pochi minuti, quando capiscono che non ci sono predatori, quando si sono un po' tranquillizzati, perché voi pensate in queste dimensioni per una vita a trovarsi in una voliera, la prima cosa che fanno è farsi il bagno nelle bacinelle per terra. Io ho ancora in mente il colore dell'acqua che rimane dopo che loro si sono lavati e l'odore nauseabondo di quest'acqua. Vedete? E qua posso anche appoggiare il microfono. Questa è una mangiatoia, vedete, interna, come vedete non ho sporgenze, devo poterne mettere una vicino all'altra, una sopra l'altra, perché se ho delle sporgenze non lo posso fare. La mangiatoia, vedete qui questa mangiatoia, non so se vedete il profilo, ha questo, ha tipo una specie di scivolo perché viene messo spesso, il mangime viene messo così con la mano, viene sempre aggiunto, oppure qua il beverino. Io mi ricordo di aver visto degli strati di crosta durissima di mangime sotto, che naturalmente era quello vecchio, addirittura con delle larve, oppure di aver trovato tipo un dito di melma nel beverino, perché naturalmente, vedete, essendo interno, potendo rifare i propri bisogni sopra, si imbrata, ed ecco perché questa è una delle detenzioni sicuramente di animali detenuti in cattività tra le più inigieniche in assoluto che ci sono. Andiamo pure avanti. Ci sono altre immagini, vedete, queste sono state fornite, queste sono realtà dei nostri comuni. Queste foto sono state fatte qua in provincia di Treviso dal Corpo Forestale dello Stato di Val d'Abbiadene, è dal loro archivio. Guardate le condizioni, questi sono casi estremi. C'è anche da dire una cosa, fino a quando i richiami servono in periodo di caccia vengono trasportati, vengono mossi, bene o male un po' si puliscono, ma poi vengono tenuti, quando non servono, all'interno anche di cantine o di garage, eccetera, e quindi è importante che sopravvivano. Queste sono le condizioni, andiamo pure avanti. Ecco, l'inanellamento. Vedete? Questi anellini che sono tenuti per mascherare spesso un'illegalità, poi vi spiego di cosa si tratta. Qui si tratta sempre di foto che mi sono state passate dal Corpo Forestale dello Stato di Bergamo e naturalmente tenuti in prigionia con queste condizioni igieniche spesso succede che poi si raddoppiano. Questi sono casi estremi, però capita anche questo. Andiamo pure avanti. Ecco. La questione degli anelli, è bene anche capire che cosa succede. Gli anelli. Allora, l'inanellamento dei richiami vivi. Per gli uccelli catturati legalmente nei loccoli, in questi impianti di cattura che stanno funzionando anche qui attorno, vengono usati anelli a fascette di plastica. Avete presente quelle fascette elettriche che vengono utilizzate per chiudere i cavi? Ecco, hanno lo stesso principio, vengono chiuse, applicate al tasso, vengono chiuse, poi la parte che resta in più viene tagliata e resta questa cosa qui, vedete questa rossa? Questa è una fascetta applicata a un uccello adulto e questo viene fatto nei loccoli, in questi impianti con le reti d'ocellaggio. Poi però per gli uccelli allevati viene previsto un anello chiuso come questo, è tipo fede nuziale, è chiuso, non viene applicato ma viene calzato. Viene calzato quando l'uccello è piccolo, sono nati, quindi dovrebbero essere d'allevamento, gli viene inserito, dopodiché un po' alla volta gli viene inserito nel tasso, un po' alla volta la zampetta cresce e questo anello non esce più.
Questo è un caso incredibile perché in realtà abbiamo un uccello di cattura ma anche allevato. Si trovano casi del genere, questa è una foto fatta dalle guardie delle WWF. Andiamo pure avanti. Secondo la legge italiana, gli uccelli da richiamo vanno muniti di un anello inamovibile. Deve essere messo, non deve essere più mosso. Nell'anello ci sarà un numero alfanumerico che contraddistingue questo uccello. È come la targa di un'auto. Questo è il metallo, ha un diametro stabilito da un'associazione ornitologica. Ogni specie di uccelli, di uccello porta un diametro diverso. Un'oca avrà un bel anellone grande, un tordo ce l'ha molto più piccolo. Tuttavia succede questo, che molto spesso molti richiami vivi dichiarati come allevati vengono sequestrati perché o hanno gli anelli che si sfilano o che non sono conformi. Andiamo avanti. C'è il problema della contraffazione degli anelli. Agli esemplari già adulti catturati illegalmente vengono applicati con l'uso della vasellina, di un unguento, diciamo, degli anelli di diametro leggermente più grande rispetto a quello previsto per legge, oppure anelli contraffatti prima allargati e poi ristretti. Questo dimostra che un numero elevatissimo di uccelli viene catturato illegalmente in natura, con il bracconaggio anche nei roccoli delle province, e immesso illegalmente nel mercato, come se fossero richiami allevati legalmente. Qua voglio spiegarvi di che cosa si tratta. Allora, la fauna, questi uccelli, sono per legge patrimonio indisponibile dello Stato. Sono patrimonio di tutti noi cittadini. Nel momento in cui da selvatici divengono uccelli d'allevamento, con questo trucco dell'anello contraffatto, diventano proprietà privata. Ecco che questa truffa consente di appropriarsi da parte di qualcuno di un qualcosa che è di tutti, che diventa sua. Ed è un'attività molto lucrosa. Ecco, vi faccio vedere questo è un video che mi è stato mandato da anonimi. È un video che è già in possesso delle competenti autorità e anche della Commissione Europea, e che mostra come vengono contraffatti gli uccelli. Se pensate che questa è l'unica testimonianza documentata di questo sistema esistente oggi in Italia e in Europa. Vedete qui, allargano con questo aggeggio il diametro, un po' alla volta, gli anelli sono di alluminio e purtroppo questa operazione con l'alluminio si può fare. Se fossero di acciaio si romperebbero. Questo è un tordo. Questo vedete, questo è un tordo senza anello, stato catturato illegalmente, non è l'allevamento, naturalmente, ed è proprietà dello Stato. Tra poco, dopo questa contraffazione, diventerà proprietà privata di qualcuno. A me avevano raccontato che usavano la vasellina, cioè un unguento per evitare sofferenze. Questo video dimostra che del dolore che provano questi animali, proprio chi fa queste cose qua non gli interessa proprio niente. Pensate che questo sistema viene effettuato in qualche capannoncino del Veneto, e quando ne hanno presi tanti, soprattutto verso il 15 ottobre di quest'anno, praticamente questa attività andava avanti dalla mattina alla sera. Pensate, fauna selvatica. E poi, e dopo naturalmente, essendo allevamento, vengono venduti, c'è anche una questione di lucro, e poi dove vanno a finire? Vanno a finire come i camminini dentro queste gabbiette qua, vedete. Ancora pochi secondi, ma secondo me merita vederlo tutto, perché adesso le immagini dimostreranno, eccolo qua. Naturalmente, vabbè, non oso pensare come sia ridotta sta zampa. Attenti adesso come fanno a restringere l'anello. Eccolo qua, attenti che a un certo punto si prende anche il becco sotto quella macchinetta. Si sono inventati una macchinetta pneumatica, vedete, un po' alla volta,
guardate il becco, adesso purtroppo Apple gli prende anche il becco, ormai non ha neanche più forza di lamentarsi. Pensate l'ingegno di questi delinquenti. Eccolo qua, questa è diventata proprietà privata, era di tutti noi e adesso di qualcuno. Allora vediamo che cosa sono i roccoli. Questo è un roccolo, vedete? Questo è un roccolo, questo impianto qui fatto di alberi, vedete queste specie di finestrelle, fatto tutto in vegetazione, va pure avanti. Allora, sono impianti destinati alla cattura tramite reti da oceragione, naturalmente di questi uccelli migratori. Normalmente sono posizionati in collina e montagna, ma ce ne sono anche in pianura e sono costituiti da una doppia fila circolare di alberi e arbusti in mezzo alla quale vengono posizionate verticalmente le reti che risultano pressoché invisibili. Ecco perché gli uccelli si avvicinano, perché non le vedono e vengono catturati, insaccati, imprigionati in queste reti. In ogni roccolo c'è una torretta in legno, muratura, dove si nascondono i roccolatori. Gli uccelli migratori vengono attratti nel roccolo e quindi nella trappola invisibile delle reti mediante i richiami vivi della loro stessa specie, quello che vi dicevo prima. Va pure avanti. Eccolo qua, questo è un roccolo nel bresciano. Ecco, praticamente, non so se vedete, c'è una doppia fila di alberi, vedete, una, due, una, due, una, due. All'interno verticalmente viene messa la rete. Adesso vi spiego un po', va pure avanti, che forse c'è una foto. Ecco, vedete? Queste sono viste un po' dall'alto, questo fa a Bergamo, questo a Trento. Allora, i richiami vivi sono centrali, centralmente ci sono i richiami vivi. Gli uccelli che arrivano si appoggiano all'interno. Quando sono all'interno, vengono spaventati con dei lanci di alcune sagome che simulano un po' il volo di un rapace. Gli uccelli quando vedono un rapace di solito scappano volando raso terra, volando basso, cercando di arrivare al primo cespuglio. Quando sono qua in mezzo, spaventati dallo spauracchio lanciato dalla torretta, scappano in tutte le direzioni in mezzo a una di queste finestre. Naturalmente loro vedono del chiaro, ma in realtà lì c'è la rete e gli vengono imprigionati. La provina è un altro sistema. Questa viene utilizzata per altri uccelli, per la lodola. Perché? Perché la lodola è un uccello termicolo, sta per terra, è uno di questi uccelli che viene catturato e stando per terra nei prati non riesce ad andare negli alberi, deve essere utilizzato un altro sistema. Queste sono fatte con delle reti orizzontali che vengono messe per terra, hanno, appunto, pensate di vedere un libro aperto, appoggiato sul terreno, che a un certo punto si chiude e intrappola questi uccelli. Andiamo avanti. Allora, questa è una protina aperta, vedete questi due rettangoli più scuri? Questa è la protina aperta, così, qui c'è un meccanismo meccanico, qua c'è il filo, vedete, si vede appena, c'è un filo che si congiunge qui e va a finire dove c'è il capanno di caccia, dove c'è l'uccellatore. Qui ci sono degli stampi, nel momento in cui, stampi oppure richiami, nel momento in cui le lodole arrivano, si tira il meccanismo e queste due cose qua si chiudono e vengono intrappolati gli uccelli. Andiamo avanti. Le reti da oceragione sono utilizzate nei roccoli, sono fatte con fili sottilissimi e perciò risultano invisibili. Ogni uccello che gli sbatte contro rimane intrappolato. Sono mezzi di cattura non selettivi, cioè questo vuol dire che qualsiasi uccello, anche un picchio, che è una specie super protetta, che passa attraverso queste reti, viene catturato. Anche se io ho l'autorizzazione di catturare 5 specie che devo mettere qua dentro, lì catturo tutto, quindi non sono selettive. La direttiva uccelli che cosa dice? La direttiva uccelli vieta i mezzi non selettivi all'articolo 8 e all'allegato 4 dice tutti i mezzi che non possono essere usati. Andiamo avanti. Eccola qua, questa è la gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, è la pagina relativa all'allegato 4 della direttiva uccelli, questi sono i mezzi vietati e tra i mezzi vietati troviamo le reti che vengono utilizzate nei roccoli e le trappole come la prodina che avete visto chiudersi con quel meccanismo. Quindi oggi il Veneto e le province del Veneto hanno autorizzato dei mezzi vietati dalla direttiva uccelli. Andiamo avanti. Qui per un effetto di luci si vedono le reti, eccola qua. Questa è una rete, solo perché c'era un effetto di luce particolare, perché altrimenti non si vede. Questa è una fringuella,
E come potete capire, il trivello è una specie protetta, ma viene comunque catturato. Ecco che le reti non sono selettive, ecco perché l'Europa vieta la caccia con le reti. Altre due specie, questo è un cardellino e questo è un petirosso, anche questi vengono intrappolati in queste reti. Allora, le specie catturate nei roculi, vi ho detto, sono tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo e le allodole nelle prodine. Bisogna liberare le specie protette, ma la libertà di questi uccelli catturati nelle reti spetta, sapete a che cosa? All'onestà del roccolatore, all'onestà di chi utilizza la prodina. E qui non serve aggiungere altro. Tant'è vero che spesso si trovano uccelli rari, inanellati, che risultano essere d'allevamento. Questa è una cinciamora che ha un anellino, risulta essere d'allevamento, ma tutti sanno benissimo che la cinciamora è impossibile da essere allevata in prigionia. Andiamo pure avanti. Quindi voi pensate, tutti questi uccelli protetti che vengono catturati e che magari non vengono liberati, e questo capita, è capitato anche qua a Treviso, ieri c'è stato un processo proprio anche su questo, e poi possono essere immessi nel mercato con questo anello falso e quindi chi li cattura può anche guadagnare dei soldi proprio con qualcosa che è il patrimonio di tutti noi cittadini. Questi uccelli poi vengono portati dai roccoli nei centri di distribuzione dove i cacciatori vanno a prendersi i loro richiami e dove verranno cedute ai cacciatori che pagano solo un piccolo contributo rispetto ai soldi che costa questa attività e che costa al pubblico, perché chi è titolare di questi impianti sono le province, le amministrazioni provinciali, su autorizzazione appunto tramite delibere. Però che cosa succede? Voi pensate a questi uccelli, abituati da quando sono nati a mangiare o insetti o semi o bacche, si ritrovano in prigionia e si ritrovano alimentati con delle mangime artificiali. Molti muoiono perché non riescono, non si appastellano, questo è il termine tecnico utilizzato dai cacciatori, non riescono ad abituarsi a questo cibo, ma altri muoiono anche da stress, non sono mai stati abituati ad avere vicino a sé un predatore, che è appunto l'uomo considerato un predatore. Voi sapete che è impossibile avvicinarsi a un uccellino perché scappa, hanno paura, giustamente, soprattutto qua in Veneto, dell'uomo, e molti muoiono da stress. Alcuni appunto muoiono perché non si adattano al cibo. Questa rete è la foto che mi è stata mandata, e poi purtroppo ci sono molti che si rendono conto che è una cosa vergognosa, e anche chi fa queste cose ma non può parlare perché magari è dipendente dalla provincia ti manda questi documenti. Questi sono degli uccelli, vedete, appena catturati, questi sono dei tordi sasselli, vedete, qua ce n'è uno di morto, qua ce n'è un altro di morto, che soprattutto quando ne catturano tanti, perché che cosa c'è da dire? In questi roccoli non è che ne catturi un po', dipende dalla natura, dal tempo, dalle condizioni climatiche, può succedere che in un giorno ti ritrovi le reti piene, ed è difficilissimo gestire tutti questi uccelli, poi capita che per 15 giorni non ne prendi neanche uno. Quest'anno, verso il 15 ottobre, c'è stata una enorme cattura di tordi bottacci. Andiamo pure avanti. Vi faccio vedere anche questo video. Anche questo video mi è stato mandato da qualcuno che lo ha rottato. Eccoli qua. Qua siamo nello stadio in cui non hanno ancora la gabbietta con la mangiare e l'acqua. Sono messi in questi cosiddetti trasportini. Guardate, questo qua sopra è morto. Qua c'è probabilmente un merlo con le zampe per aria. Gli altri stanno fermi perché l'altra strategia per sopravvivere da tanto un predatore è quella di stare immobili. Anche questo è il video che ha in mano adesso la Commissione Europea, per fare un altro.
perché siamo noi che paghiamo questo. La giunta regionale, la giunta Zaia, ha approvato una delibera per aprire 37 impianti di cattura, questi roccoli e prodine, con un totale di 14.000 richiami vivi da catturare. Scoprirete, con le informazioni che vi darò, che sono numeri fasulli, sono solo numeri che stanno scritti sulla carta. In realtà quello che succede nelle colline è tutta un'altra storia. Vicenza la fa da padrone, 19 impianti autorizzati, 16 aperti, 5 a Padova, 3 a Treviso, un tempo erano 11, quando io ho fatto i primi controlli, ho mandato anche sotto processo e ci sono state anche delle condanne dei roccolatori, erano 11, pensate un po'. Verona 6, ne ha attivati 5, 3 Venezia, Belluno 1, Rovigo è l'unica provincia che si è resa conto che avrebbe commesso un illecito e non ha consentito l'apertura di questi impianti. Andiamo avanti. Parto dalla provincia più importante, Vicenza. Sono due delibere autorizzative, 16 impianti attivati, 8.890 uccelli, la spesa viva dichiarata, 114.000 euro. Andiamo pure avanti. Questa è la sfilza dei roccoli di Vicenza. Due settimane fa, torno un attimo, due settimane fa, tre anzi, cos'era, il 10 ottobre mi pare, abbiamo fatto una manifestazione con tutte le associazioni davanti a questo roccolo qui, a Treto di Schio. Questi invece sono i centri di distribuzione dove vengono portati questi uccellini per poi essere distribuiti ai cacciatori. Questa è la provincia di Vicenza, come vedete sono tutti verso nord, ovvero dove ci sono le colline e le montagne, in pedemontana, come appunto vi dicevo prima. In verde sono i roccoli, in rosso sono i centri di distribuzione. Pensate, questi uccelli che arrivano dai roccoli arrivano addirittura fino a qua, a sud della provincia, in pianura. Andiamo più avanti. Pensate, queste sono le voci di spesa, interventi per l'attivazione dei nuovi impianti, appunto il funzionamento dei centri di distribuzione. Hanno addirittura fatto Vicenza un servizio di call center per una bellezza di 32.000 euro, il call center. Poi acquisto di beni e consumo come le gabbie, mangimi, trasporto, reti e poi il compenso degli operatori. Questi catturatori sono pagati da noi seguenti. 114.000 euro in tutto, andiamo avanti. Ma che cosa succede? Questa è la diapositiva che ho inserito solo adesso, nelle altre conferenze non c'era. Questa è una cosa, è stato un pugno nello stomaco, ma anche per tutti quelli che amano la natura. Questo roccolo, Zovetto di Roana, si trova sull'altopiano di Asiago, rimane con le reti tese e incustodite durante la notte. Che cosa succede? Si intrappola questo esemplare, una civetta capogrosso. Io non ho mai avuto la fortuna di vederla. È già difficile vedere le civette, questa è la civetta capogrosso. La civetta capogrosso rimane intrappolata per tutta la notte. Questo è successo non tanto tempo fa, qualche anno fa, è successo, guardate, 11 dicembre. Oggi siamo il 20. Morendo di stenti per assideramento, viene ritrovata il giorno dopo da una guardia. Si tratta di una specie super protetta dalla legge sulla caccia, sia dalla Convenzione di Washington e anche dalla direttiva Uccelli. E devo dire, brava la guardia, è denunciato questa cosa.
è una guardia della provincia, voi sapete che i titolari dei rotoli è la provincia, e quindi denunciare qualche cosa che accade in un impianto del tuo datore di lavoro è un atto di dovuto, perché lo deve fare come guardia, ma è anche un atto di coraggio, perché oggigiorno bisogna dire tanto di cappello a questa guardia. Andiamo pure avanti. Guardate che uccello meraviglioso. Questo è stato quindi un patrimonio indisponibile dello Stato, super protetto, grazie alla cialtroneria di questa gente qua, che ha lasciato le reti aperte le notte, è stato ucciso, era patrimonio di tutti noi, di tutti i cittadini europei. È un uccello, io dico, di poco, fantastico. Andiamo pure avanti. Naturalmente ho comunicato la cosa all'ISPRA, ho chiesto al commissario straordinario della provincia di Vicenza, Tiglio Snack, quali misure sanzionatorie sono state prese, se l'impianto è stato chiuso, se è stata data notizia di reato, perché questo è un reato, uccidere questo animale, e quali provvedimenti intende intraprendere affinché casi simili di omesso controllo di impianti di cattura attivi non si verifichino negli altri impianti attivi. Voi pensate che c'è un disciplinare che dice che le reti dovrebbero essere controllate almeno ogni mezz'ora. Questi sono andati lì e hanno lasciato le reti aperte. Io spero che le associazioni si costituiscano parte civile contro questi signori che hanno fatto questa cosa qui. Tra l'altro pagata con i nostri soldi. Andiamo pure avanti. Provincia di Padova. Andiamo pure avanti. Vabbè, qua abbiamo 5 impianti. 41.000 euro. Possiamo andare anche abbastanza veloci. Qui sono gli impianti di cattura di Padova e sotto c'è un unico centro di distribuzione. Andiamo avanti. Ecco qua come sono distribuiti. In blu gli impianti di cattura, in rosso il centro di distribuzione. Andiamo avanti. Provincia di Treviso, qua arriviamo a casa nostra. Qui abbiamo una delibera della giunta provinciale, della giunta Muraro. Poi abbiamo la determina del dirigente del 16 ottobre. Quindi una del 16 settembre e una del 16 ottobre, gli impianti integrati 3, numeri di richiami da catturare 1119, la spesa 15.000 euro. Andiamo avanti. Possono essere catturati 600 torri Sasselli, 110 torri Bottacci, Cesene 400, Merlo 9. Andiamo avanti. Dove sono? Uno a Fregona, uno a San Pietro di Feletto e uno a San Zanone degli Azzedini. Il centro di distribuzione è presso il centro provinciale del recupero fauna selvatica di Treviso, quindi la sede che c'è vicino alla provincia. Eccoli qua dove sono distribuiti. Questa è la piantina. In verde abbiamo i roccoli, in blu abbiamo dove è il centro di cattura. Noi abbiamo parlato di Treviso, è partito il sistema. Allora, noi siamo qua adesso, questa sera siamo qua. Ok, andiamo pure avanti. Provincia di Verona, qua ci sono delle cose interessanti da dire. Andiamo avanti. 5 impianti attivati, 1072 richiami, 16.000 euro. Andiamo avanti. Andiamo pure, queste sono la distribuzione delle specie, andiamo avanti. Eccoli qua, qui 5 lì e 2 centri di distribuzione, andiamo avanti. Ma cosa succede? Succede che il 21 ottobre 2013 la Polizia Provinciale di Verona sequestra un impianto di cattura in località Pace nel comune di Brentino Belluno, dove esemplari di allodola venivano catturati e consegnati legalmente a persone nascoste vicino alla struttura. Patrimonio di tutti noi cittadini, non venivano inanellati come previsto dalla legge per poi essere consegnati agli affiancatori, ma li tenevano per sé. Probabilmente dopo la notte sarebbero finiti in quei capannoncini con quella macchinetta infernale che allarga gli anelli, e queste allodole sarebbero diventate da allevamento per magia. Le persone coinvolte nel Brizza sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Verona per i reati di uccellagione e peculato. Essendo dipendenti di un ente pubblico e sfruttando il proprio lavoro per crearsi dei guadagni, c'è questo reato che è un reato molto grave. Per sottrazione di fauna selvatica appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, l'impianto di cattura, una prodina, quella là che abbiamo stato prima, è stata sequestrata ed è stata disposta l'immediata chiusura. Il paradosso di questa vicenda è che la provincia di Verona sequestra un impianto di cattura, una prodina, della provincia di Verona. In questo caso è stata una guardia provinciale, una donna, anche qua tanto di cappello, dico anche coraggiosa, ha fatto il suo dovere, però sapete, denunciare qualcosa che appartiene al tuo datore di lavoro, come dicevo prima per il caso della civetta Capogrosso di Vicenza, è sempre un atto anche di coraggio, oltre che dovuto. Andiamo avanti. Questo è l'atto della provincia di Verona di chiusura, andiamo avanti.
ma a Verona evidentemente hanno il vizzetto. Il 14 novembre 2013, in questo caso il Corpo Forestale dello Stato, in collaborazione con le guardie della provincia, sequestra il roccolo Casa Antolini nel comune di Negrado. Il roccolatore è stato accusato dai reati di uccellagione e peculato e veniva praticamente catturato degli animali, venivano catturati e consegnati a terze persone. La stessa cosa che è successo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Verona anche l'aiutante del roccolatore. L'altro provvedimento di chiusura della provincia di Verona, qua sono dove sono dislocati, qua abbiamo tre colori in questa cartina, perché abbiamo in rosso i centri di distribuzione, in verde i roccoli e in blu quelli che sono stati sequestrati, perché facevano questi scherzetti qua. Andiamo avanti. Provincia di Venezia, vabbè, qua 10.600 euro, andiamo pure avanti. Uno Concorda Sagittaria, Gruaro, Quarto D'Altino, i centri di distribuzione sono poi distribuiti, vedete, sono in rosso, è una provincia molto lunga la provincia di Venezia, sono tutte prodine queste, perché lì non hanno roccoli e catturano soprattutto le allodole. Voi dovete pensare che la allodola è nella lista rossa, ce ne sono sempre meno, questa è praticamente una deroga perché usano dei mezzi vietati dalla legge e la legge direbbe anche che gli uccelli che sono in declino non possono essere oggetto di deroga. Andiamo pure avanti. Belluno, vabbè, qua ce n'è uno solo, 5.500 euro, andiamo pure avanti, avanti. Roccolo Zeland, Amel, andiamo pure avanti. Ecco qua, Trichiana li distribuiscono e Amel li catturano. Qui si fanno un viaggio un po' più piccolino, vedete, perché... Veniamo un attimo al riepilogo dei costi vivi, cioè i costi che sono segnati in tutte queste delibere del termine che io ho richiesto alle province grazie all'accesso agli atti pubblici con delle richieste fatte. Quindi abbiamo un totale di soldi vivi di 197.000 euro, 200.000 euro. Però, questi sono i soldi vivi, non vengono conteggiati in questi costi gli stipendi delle guardie provinciali. Voi dovete pensare che questi cristi qua, invece di fare vigilanza venatoria, andare a beccare chi viola la legge, vanno su e giù dalla mattina alla sera, pensate a Vicenza in quanti sono, per prendere i richiami e portare al centro di distribuzione. Quanto mi costano le auto che fanno chilo? Guardate che questi posti sono in posti sperduti, dove non c'è anima viva spesso. Ci vuole un'ora e mezza per raggiungerli. Le macchine si usurano, la benzina la paghiamo noi, la macchina anche, gli stipendi anche, non sono conteggiati qui. Poi il personale degli uffici caccia e pesca, i locali dei centri di distribuzione e cessione dei richiami vivi. Tutto questo lo paghiamo noi e io credo che alla fin fine potremo essere attorno probabilmente ai 500.000 euro, un miliardo di vecchie lire. Questo è quello che oggi i cittadini e i contribuenti pagano perché i cacciatori abbiano gli richiami vivi. Andiamo avanti. Ma torniamo un attimo alla legge, alla norma europea. La norma europea dice che se tu devi fare qualcosa in deroga ai divieti generali, lo devi fare in casi particolari. Un caso particolare potrebbe essere: in un aeroporto ci sono 2.000 gabbiani, mettono a repentaglio la vita dei passeggeri, e allora questi non riescono a farli andare via, allora vado lì e ne ammazzo una ventina facendo partire gli altri. Questa è una deroga che la legge concede in casi estremi e in piccole quantità, però deve esserci anche un'autorità che deve dire se si può fare in quel modo, quanti uccelli posso catturare, uccidere e così via. Queste sono le deroghe. In Italia abbiamo individuato quella che l'Europa ci impone a tutti gli Stati membri, un'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte. Vediamo chi è questa autorità e che cosa ha detto in merito a questi impianti. Avanti. L'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. È un istituto governativo che rilascia i pareri in merito alla caccia e alla fauna selvatica. Il 24 maggio 2013 l'ISPRA ha mandato un parere alla Regione Veneto, dice che l'allevamento in cattività delle specie da utilizzarsi come richiami vivi rappresenta una modalità in grado di sostituire il prelievo in natura. Poi dice: lo scrivente istituto ritiene necessario un potenziamento delle attività di allevamento in cattività, suggerendo l'attivazione di un apposito programma a livello regionale. Alla luce delle motivazioni richiamate, lo scrivente istituto esprime parere favorevole all'attivazione dei piani di cattura proposti a questa amministrazione. Quindi l'ISPRA, che doveva dire se si poteva fare o meno, ha scritto a Zaia e gli ha detto: tu questo non lo puoi fare, ti do parere negativo.
ma voi sapete, e la storia lo dimostra, che se ne sono infischiati di questo parere e hanno aperto nonostante tutto i roboli. Andiamo avanti. Questo è il parere, vedete, dell'ISPRA, questo è il documento che alla fine dice parere sfavorevole. Andiamo avanti. La presa in giro, sempre con i nostri soldi, progetto Turdus. Per dimostrare che la regione stava cercando di fare qualche cosa per andare a trovare un'alternativa come prevede la norma, cioè non catturare gli uccelli selvatici con mezzi legali, si sono inventati questo progetto per allevare questi uccelli. Il progetto è stato finanziato dal 2008 al 2011. Veneto Agricoltura, incaricata di questo progetto, cosa ha dichiarato? Per il 2012 abbiamo ottenuto dalla regione Veneto fondi sufficienti per la conservazione della sola voliera. E dall'inizio del 2013 la voliera è stata progressivamente dismessa in quanto il progetto non è stato più finanziato dalla regione Veneto. Quindi vacche magre anche per queste cose qua, ma intanto sono andati avanti con l'imbroglio, dico io, di questa alternativa che in realtà abbiamo visto è stata affossata. Andiamo avanti. La LAV e la LAC hanno ricorso al TAR del Veneto con l'avvocato Linzola il 15 ottobre e quindi adesso il TAR si dovrebbe esprimere. Andiamo pure avanti. La Commissione Europea che cosa fa? La Commissione Europea è molto lenta, molto lenta. Prima di prendere la decisione ce ne vuole. Pensate che sulla caccia in deroga sono partiti nel 2000 e l'hanno chiusa nel 2012. Sarà anche che sono arrivato io in Parlamento e gli ho fatto vedere i sorgi verdi perché ho chiesto appuntamento con Potocnik, ho parlato con i funzionari, gli ho mostrato che cosa succedeva in Veneto e in Lombardia con questa caccia in deroga. Però alla fine l'hanno chiusa e anche qui hanno i loro tempi. La Commissione Europea ha aperto un progetto che è un pre-progetto di infrazione, si chiama progetto pilot, perché si è accorta che in alcune regioni italiane vengono autorizzate per la cattura dei canidi le reti che non rispettano appunto la direttiva europea. Le deroghe non sono applicate in condizioni rigidamente controllate, come richiesto dalla direttiva, le reti usate per le catture non garantiscono selettività. Avete visto che la catturano Petti rossi, cardellini, la civetta capogrosso, ed ecco perché sono vietate. Andiamo avanti. Allora, che cosa è successo? Cosa fa la Regione Veneto di fronte a tutto questo? Allora, cosa fanno quelli che vengono pagati a noi cittadini per rispettare le leggi? Siamo arrivati proprio alla frutta, dico io. 18 giugno 2013 il Consiglio regionale approva una modifica dove viene abolito l'obbligo di tenuta di compilazione e esibizione dell'apposito registro per gli allevatori di uccelli. Voi avete visto come vengono allevati gli uccelli? In realtà vengono catturati visivamente e li mettiamo l'anellino. C'era un registro obbligatorio per chi aveva questi allevamenti che in realtà non esistono. E che cosa hanno fatto di questo registro i nostri rappresentanti a Venezia? Hanno abolito l'obbligo di tenuta e compilazione di questo registro. Come dire, è stato dare una mano a tutto quello che succede in questi capannoni di notte, no? E quello che succede in questi roboli. È stata così cancellata l'ultima forma di controllo che consentiva di individuare gli uccelli nati, quelli inallelati e quelli venduti. Il Consiglio regionale ha tolto agli addetti ai controlli venatori ogni possibilità di verifica sulla legittima provenienza dei canidi. Quindi è avuto questo governo a maggioranza Lega, Forza Italia, Nuovo Centrodestra e UDC che ha votato per abolire una delle poche norme utili per cercare di arginare, non vietare, perché poi avete visto cosa succede. Questo fanno in Regione Veneto i nostri consiglieri regionali. Andiamo pure avanti. Ho denunciato negli anni naturalmente tutte queste schifezze, queste nefandezze che succedono nelle nostre campagne. Pensate che quando ho cominciato a fare vigilanza venatoria utilizzavano questi uccellini addirittura legati e non erano richiami di in quel caso lì, erano zimbelli. Pensate, tenevano questi animali legati o per la coda o per il corpo o per le ali, li tenevano per terra o anche in dei trespoli e dal capanno con dei fini li sollecitavano per far simulare il volo per attirare quei libri non solo quindi solo col canto ma addirittura anche coi movimenti. Diciamo che in questo caso questa cosa inumana è stata smantellata, ci sono state tante sentenze di condanne, non solo in primo grado ma anche di Cassazione, e è diventata ormai la consuetudine di non usare più questa barbara forma di detenzione di questi animali. Naturalmente, come vi dicevo prima, le
denunce sono state molte e ho denunciato anche dei roccolatori, uno di questi è stato anche condannato e con una sentenza passata in giudicato, tra l'altro. Pensate che questo ha detenuto dietro a casa sua, aveva anche degli animali, tipo un orso, delle linci, che poi grazie anche all'impegno dell'EMPA, solo da poco gli sono state portate via. Andiamo pure avanti. Ecco, vedete, queste sono delle foto, pensate, le allodole, questi uccelli che ormai non ce ne sono più, gli stessi cacciatori, si chiedete che cosa hanno cacciato di allodole quest'anno, vi confermano che non si sono praticamente quasi viste. Queste erano delle lacerazioni, pensate, questo colpicino è poco più grande di un passero, le lacerazioni dovute a questi spaghi, a queste imbragature, venivano usate appunto come zimbelli vivi, queste, tenute perennamente, che quali dolori, quali sofferenze provocavano a questi poveri uccelli che sono stati sequestrati dalle guardie della LAC di Padova. Eccola qua. Questa sarebbe la lodola, vedete, come vi dicevo prima, un uccello che sta per terra, non va negli alberi, tanto è vero, vedete, fa il nido, quei piccoli, per terra. Da noi erano nidificanti fino a 15-20 anni fa, adesso praticamente sono sparite. Abbiamo una bellissima sentenza di Corte di Cassazione che purtroppo dovrebbe essere applicata. È del 17 gennaio 2013, quindi si parla di secondo grado, quindi ha passato già il primo grado e sono andati all'ultimo stadio. E questa sentenza dice: ha sancito in via definitiva che detenere uccelli in gabbie anguste integra il reato di cui l'articolo 27 del codice penale, reato di maltrattamento animali. E là naturalmente si trattava di richiami vivi usati da dei cacciatori. Cosa ha detto la Suprema Corte di Cassazione? Nulla più dell'assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli. Siccome il reato c'è quando c'è la detenzione incompatibile con la propria natura, ecco che le guardie, la vigilanza dovrebbe adottare, far tesoro di questa sentenza e denunciare tutti quelli che hanno uccelli selvatici detenuti in queste gabbie. Il mio impegno in Europa. E il 7 dicembre del 2011 sono intervenuto con due colleghi per una denuncia alla Commissione Europea perché i miei colleghi italiani in blocco hanno fatto delle fortissime pressioni contro l'ISPRA, perché l'ISPRA si permette di dare dei pareri tecnico-scientifici. Loro vorrebbero addomesticare l'ISPRA. L'ISPRA come si permette di dire che le reti non si possono usare nei roccoli? Come si permette di fare il loro lavoro, l'ISPRA, il suo lavoro onestamente, in un'Italia così corrotta? E allora i miei colleghi si sono incazzati e hanno detto: ma com'è possibile che in Italia ci siano ancora? Allora, di fronte a questo, mi sono preso carico assieme ad altri due colleghi di fare un'interrogazione alla Commissione Europea e far presente di queste vergognose pressioni che questi colleghi facevano, italiani, contro l'ISPRA. Il commissario ha detto che continuerà a verificare che le autorità italiane competenti garantiscono un'applicazione coerente e su basi scientifiche non politiche, solide della direttiva uccelli in tutto il proprio territorio nazionale. Andiamo pure avanti. Io sono intervenuto già l'anno scorso denunciando, l'anno scorso erano 16.000 gli uccelli catturabili, perché vi ho detto che sono numeri sulla carta? Perché in realtà avete visto che cosa succede. Prendono gli uccelli, li vendono agli amici, non li inanellano, ecco che il vero numero non lo sapremo mai. Ma secondo voi è perché sono tutti disonesti a Verona e nelle altre parti sono onesti? Secondo voi è questa la risposta? Non è così, perché io mi domando in certi roccoli che cosa succede. Il 24 novembre un gruppo di guardie dell'EMPA di Vicenza è andato a controllare un roccolo e hanno scoperto che quel roccolo, che era partito a fine settembre, non era mai stato controllato una sola volta. Era un roccolo che per raggiungerlo hanno messo un'ora e mezza di strada e l'ultima ora era praticamente in posti senza casa. Voi pensate che cosa può succedere? La Commissione sta valutando tutte le informazioni disponibili nell'ambito di un'indagine concernente la cattura di uccelli da usare come richiami vivi in alcune regioni italiane. Andiamo pure avanti. Qui sono venuti gli amici della LAC e del CAVS, hanno consegnato 18.000 firme il 5 dicembre 2012, praticamente ormai poco più di un anno, per chiedere alla Commissione Europea di vietare finalmente l'uso dei richiami vivi. Andiamo avanti.
l'8 novembre 2012 ho denunciato la contraffazione degli anelli, quello che succede in Veneto, quello che avete visto prima. Gli ho mandato anche il video e gli ho anche detto: bisognerebbe obbligare l'uso di soli anelli di acciaio che sono contro la connessione. Se tu hai un anellino, provi ad allargarlo con i sistemi che avete visto prima, che cosa succede all'anellino? Lo sanno bene quelli che l'hanno provato, si spacca e, non, e praticamente non puoi più imbrogliare. Andiamo avanti. Là, il commissario mi ha detto, ha risposto Potocini, che è il commissario dell'ambiente, è uno sloveno, uno anche molto bravo, naturalmente però le leggi sono quelle che sono, mi dice che ai sensi della direttiva uccelli devono, gli stati devono vietare la cattura e la vendita di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. Gli uccelli nati in cattività possono essere oggetti di commercio se marcati mediante inanellatura. Il regolamento non specifica tuttavia di quale materiale devono essere fatti gli anelli. È pertanto però, mi dice, un chiaro obbligo per l'autorità degli stati membri istituire un sistema opportuno di attuazione e applicazione dei divieti summenzionati delle relative disposizioni. Questo mi dice: tu hai uno Stato dove ci sono dei delinquenti che fanno queste cose qua, tu Stato devi provvedere, tu Stato devi provvedere. Questo ha detto. Andiamo pure avanti. Questa è un'altra interrogazione fatta sui controlli. Vi ho detto che dovrebbero esserci dei rigidi controlli come prevede la legge, no? E allora, praticamente a Bergamo succede che il percentuale di controllo sulle giornate di funzionamento è dello 0,017. A Brescia, perché vedete, sono le giornate di funzionamento e il numero di controlli obbligatori, no? E il risultato, ad esempio, qui è di 0,043%. Questo per le delibere della Regione Lombardia. E il Veneto, quanti controlli è previsto? La Regione Veneto? No. La Regione Veneto non indica un numero minimo di controlli. Ecco perché poi succede che le guardie dell'EMPA vanno a visitare dopo, lo scoprono che erano la prima volta che veniva controllato. Andiamo pure avanti. La commissione in questo caso mi ha risposto il 28 febbraio 2013 e ha detto che gli atti amministrativi nazionali che autorizzano le deroghe devono specificare, oltre agli organi di vigilanza, il tipo, il numero congruo elevato di controlli minimi da effettuarsi. Quindi quella delibera è sbagliata sotto tutti i punti di vista, non ha il parere dell'ISPRA, prevede la cattura anche delle allodole, utilizza mezzi vietati e addirittura non prevede il numero di controllo. Questi sono i nostri governanti oggi in Veneto. Un numero esiguo di controlli come quello menzionato dall'onorevole deputato può non essere sufficiente a garantire il livello richiesto di controlli rigorosi. Poi, quindi l'ultima interrogazione l'ho fatta il 4 ottobre 2013, ho denunciato che non ci sono questi controlli, non selettività, la cattura delle allodole. Andiamo avanti. Il 15 novembre la commissione mi risponde, sempre Potocini, che ha avviato un'indagine sulla cattura di uccelli da utilizzare come ricavi vivi. Verranno esaminate le questioni menzionate dall'onorevole deputato. La commissione deciderà in merito alle misure da adottare per far applicare la direttiva uccelli. Per me, che sono a fine mandato, il 25 maggio ci saranno le elezioni, il più bel regalo prima del fine mandato sarebbe vedere l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia per questa nefandezza, per questa schifezza che abbiamo qui in Veneto, ma anche in Lombardia. E l'8 ottobre ho nuovamente denunciato alla Commissione Europea una serie di infrazioni sempre su questo fronte. Andiamo pure avanti. E mi continuano a dire che appena l'indagine sarà terminata e qualora si rilevi una violazione delle direttive, la Commissione si riserva di adottare i provvedimenti del caso. Andiamo avanti. 19 novembre 2013, anche qui ho denunciato quel video che mi è stato mandato di tutti questi animali catturati che muoiono, patrimonio dello Stato che non può essere catturato, e anche qui sto attendendo risposta, perché questa l'ho fatta il 19 novembre 2013. Le risposte arrivano nel giro di 3 mesi, quindi hanno ancora un po' di tempo. Andiamo pure avanti. Processo per bracconaggio a Treviso. Ieri ero in tribunale perché c'è un processo che è partito, pensate, nel 2007 contro dei roccolatori della provincia di Treviso che sono stati beccati con le mani nella marmellata grazie alla forestale. Hanno scoperto appunto un traffico di uccelli, ci sono stati dei diversi reati a carico di queste persone, addirittura una ex guardia provinciale e una dipendente della provincia, perché c'era praticamente questa attività fatta in concorso.
ma è stato anche scoperto che in questo c'era un vero e proprio laboratorio clandestino di vivisezione artigianale di Tor del Richiamo, dove veniva eseguita la pratica del sessaggio sui volatili per selezionare i maschi e utilizzarli nella caccia. Va pure avanti. Ecco, questa è una foto che è stata fatta in una di queste perquisizioni. In pratica i tordi sono come il merlo, voi avete presente il merlo o il fagiano, il fagiano è tutto colorato, il maschio e la femmina è nocciola. I tordi sono sessi simili, si trova scritto nei libri di testo, quelli della Lipu lo sanno benissimo. Come faccio a determinare il maschio e la femmina? Quando so che solo il maschio vale, perché solo il maschio emette il canto nuziale ed è un bravo richiamo, la femmina non conta niente, gli faccio un taglio sull'addome e vado a vedere se ha le ovaie oppure no. Se ha le ovaie, se non ha le ovaie è un maschio, lo ricucio, naturalmente molti moriranno perché sono cose che c'è dentro delle case. Lo facevano fare il principe Treviso in una casa a Bibano di Godega di Sant'Urbano. Io quando ho sentito ieri la testimonianza del corpo forestale dello Stato ho sentito un certo mal di stomaco, c'erano anche delle donne, delle avvocatesse che assistevano e devo dire che le loro facce erano veramente impressionanti. Se è una femmina, se ha le ovaie, colpo in testa oppure gli schiaccio la testa e quello serve da mangiare, avete capito? Questo è quello che succedeva non in Sicilia, non in Romania, non in Africa, ma a Bibano di Godega e Sant'Urbano. Ma chissà in quante altre parti accade questo, chissà quanti sanno dove vengono fatte queste cose qua. Questo è solo un caso, è stato un colpo di fortuna anche che siano stati bravi quelli della forestale. So che non è ancora finita, ci sono anche altre indagini e speriamo di vedere anche altre novità. Il problema qui, sapete qual è? Che la giustizia è molto lenta, addirittura a un certo punto si sono bloccati perché certe intercettazioni erano in Veneto e quindi hanno dovuto trovare chi traducesse queste intercettazioni. Io mi sono anche offerto, lo faccio gratis, ho detto, ma pensate che ieri hanno cambiato il collegio giudicante e hanno dovuto azzerare le testimonianze e da ieri, dal 2007, pensate, 2013, sono ripartiti. Per fortuna il giudice ha detto dobbiamo fare in fretta, ci sarà una nuova udienza il 6 marzo e un'altra udienza il 27 maggio. Quindi se qualcuno poi vuole anche andare a sentire queste testimonianze è anche molto interessante capire dal vivo se avete tempo. Io ho fatto un comunicato, lo trovate nel mio sito, trovate le date e anche gli orari di queste nuove udienze. E allora cosa succede? Molti dei reati, tipo l'uccellagione, il commercio di fauna protetta, i reati minori sono andati tutti in prescrizione. Dopo 3 anni vanno in prescrizione, sono rimasti i reati più gravi, furto e danni allo Stato, il peculato, il maltrattamento animali. E anche questi rischiano di andare in prescrizione. Vabbè, questa è la foto, vedete, qua ci sono i nomi degli imputati, i giudici, i reati, questa è una foto fatta ieri fuori dell'aula B del nostro, quindi c'è anche da dire che succedono certe cose, ma per fortuna in Italia c'è ancora chi ha il coraggio e fa il suo dovere e denuncia queste cose. Ultime dal nord-est. Ecco, la cosa dei richiami è finita, però volevo darvi qualche brutta notizia purtroppo, non abbiamo belle notizie. Ecco perché certe cose non dovrebbero più esistere. C'è un'epidemia di tricomoniasi nel nord-est, ma non solo, è partita dal centro Europa. Questo è un uccello che era comunissimo nei giardini delle case. Praticamente quest'anno se ne vedono pochissimi o sono praticamente quasi tutti scomparsi. Ha colpito soprattutto i fringillidi, i verdoni, ma anche i fringuelli, le cince. E ci sono due cause, una è questa, la tricomoniasi, ma poi ce n'è anche un'altra. Abbiamo avuto purtroppo, grazie ai cambiamenti climatici, una primavera che non si vedeva da anni. Abbiamo avuto i mesi in cui questi animali si riproducono, covano localmente e allevano la prole, ovvero il mese di aprile e maggio, dove pioveva un giorno sì e un giorno sì e dove faceva molto freddo. Questo ha comportato che moltissimi non si sono riprodotti. Allora, vuoi questa stagione, vuoi questa epidemia, siamo veramente messi male. Abbiamo praticamente i cieli quasi vuoti quest'anno. È una cosa molto preoccupante. Io ho sentito degli esperti, dei tecnici anche dell'ISPRA appunto, che mi hanno confermato, io non lo sapevo che era questa epidemia, e c'è questa epidemia che ha decimato moltissimo gli uccelli, in particolare i piccoli passeriformi. Andiamo avanti. E poi quello che mi ha detto Adriano prima dell'EMPA. Allora, dovete capire una cosa, la volpe è un animale cacciabile, è sempre stato cacciabile, da settembre, da quando aprono la caccia, alla fine di gennaio. I cacciatori possono liberamente cacciare le volpi. Che cosa ha fatto la giunta Muraro con l'assessore Lorenzon?
si sono inventati la caccia alle volpi anche in periodo di caccia chiusa, anche in primavera, si sono inventati la caccia in tana. Andranno, pensate, questi bravi difensori dell'ambiente, sentinelle dell'ambiente, amanti della natura, grazie alla provincia di Treviso potranno andare, e ci sarà chi va e chi fa queste cose, coi cani, e andare in tana a sbranare questi esserini qua. Perché sapete, sapete qual è la colpa delle volpi? Sono carnivore. Mangiano la carne. Avete capito? E loro salvano, ci salvano da questo flagello, no? Se voi andate in campagna vedrete è pieno di volpi, ci sono volpi dappertutto. Adesso andando a casa vedrete ci sarà attraverso le strade, troverete. State attenti alle volpi quando andate a casa, quindi. Allora, volpi si è spostata. Fortunatamente. 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 Questi sono altri volpacchiotti. Andiamo avanti. Fortunatamente le associazioni hanno fatto ricorso. Hanno fatto ricorso al TAR, hanno chiesto anche la sospensiva. E la giunta provinciale di Treviso, per uccidere, per difendere l'uccisione di quegli esserini là, si è costituita e ha tirato fuori. Faranno anche pochi, per me oggigiorno sono anche tanti, 900 euro di fondi pubblici per difendere questa schifezza. Quindi vi invito domani, a chi vuole tutelare la natura ma anche la giustizia, perché in dei conti la volpe è già cacciabile, cosa serve andarla a cacciare anche in periodo di riproduzione? Vi invito tutti a partecipare alla manifestazione domani mattina indetta dalle associazioni. Andiamo avanti. Bene, e adesso interverrà Giancarlo Silveri che vi parlerà dell'iniziativa della LIPU. Dopo l'intervento di Cideri, se avete delle domande da fare, siamo qua, grazie. Cosa potrei dire io adesso? Ha detto tutto lui. No. Non ho detto della petizione. In maniera molto, molto esplicita. Allora noi stiamo facendo una petizione a livello nazionale contro la caccia con i richiami. Lo sente? Sì? Contro i richiami vivi, perché consideriamo una cosa veramente schifosa di questi tempi, non ha nessun senso di esistere. Imprigionato, legato, accecato, mutilato legalmente, questa è la parola d'ordine della nostra petizione. Noi siamo Lega Generale Protezione Uccelli, siamo un'associazione per la conservazione della natura. Studiamo gli uccelli e studiando gli uccelli capiamo anche come sta il nostro ambiente, come siamo noi, come saremo in futuro. Poi parlavamo prima con Andrea e con Adriano, ormai gli uccelli per essere di forme non ce ne di più, salvo la parte pedemontana che ancora resiste perché è un ambiente ancora abbastanza idoneo. La pianura veneta, soprattutto le zone a vocazione vitivinicola, sono deserti totali, non sono più animali a parte gazze e cornacchi. E poi l'agricoltura intensiva che sta risurgendo la pianura veneta ormai non ci dà sempre niente. Io sto facendo il censimento dei perseriformi svernanti in provincia di Treviso e giro parecchi transetti, sono dei percorsi che si fanno per inserire gli uccelli e anche in zone molto idonee come per esempio la via, il sentiero naturalistico dei Prai che va da Falzea di Trevignano fino a Montebelluna. È un'area ancora buona, una volta era piena di capanni e anche una volta c'erano anche uccelli, non ci sono più neanche i capanni. Praticamente è un'area ancora abbastanza idonea perché c'è ancora la vecchia struttura della campagna veneta con i fossi, con le siepi, con i boschetti, con le culture aperte, con le culture, con il mais, con i prati stabili. E anche là, facendo tutto il trasetto a piedi, ho riscontrato che erano presenti solamente circa 150 gabbiani perché stavano arando i campi, allora qualche errore guardavoi, qualche picchio, qualche gaza, un po' di cornacchie, ghiandaie, ma di passeriformi quasi nulla. L'unico passeriformi che ho trovato vicino alle case, dove sono gli alberi vicino alle case, ma nella campagna non c'è più niente. In base anche a questo noi vi invitiamo a firmare dopo la nostra petizione, potete firmarla che passerà attraverso di voi. La petizione scade il 31 gennaio, abbiamo già raccolto quasi tutta Italia firme, sia online che via cartacea. Perché abbiamo buone speranze di non vedere più gente che gira con
così meglio con l'arme vive, queste vive in giro per le campagne.